Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è mercoledì 13, se non sbaglio. Ieri ci dovevamo trovare con la covata completamente finita. Infatti nell'ultimo episodio, se non l'avete visto andate a vederlo, pensavamo che la covata dovesse finire lì e invece no, non è finita lì, perché oggi mi sono svegliato, semplice curiosità, ho aperto il nido e ho fatto due conti, ho visto 4, 2, 6, oddio 6 uova addirittura, quindi hanno fatto 6 uova i pappagalli e sono molti, non sono pochi, però a giorni faremo la speratura e vedremo quali sono fertili e quali no. Ovviamente spero siano tutti fertili, anche se dubito, può essere anche che le ultime uova che hanno fatto non siano fertili semplicemente perché ci vuole ancora un po' di tempo. Considerando che andrò a contare i giorni di schiusa a partire dalla covata dalla deposizione del secondo uovo, per il 26 dovremmo iniziare a fare un po' di conticini con i giorni e dovremmo andare a vedere un po' dentro al nido per vedere se c'è qualche pullo, e se ci riesco vi farò anche vedere la speratura e vi spiegherò anche che cos'è. Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Lunedì 18, se non sbaglio, lunedì 18 aprile, oggi è Pasquetta e ho fatto la speratura una seconda volta dei pappagalli e credo la stiate vedendo adesso, dipende da me del futuro se ho deciso di metterla in questo istante o meno. E come potete vedere i pappagalli hanno fatto un ottimo lavoro, perché se rispetto a prima non tutte le uova hanno le venature, circa 3 su 6 le hanno. Dal video non si vede benissimo, ma dal vivo vi posso assicurare che 3 uova presentano le classiche venature, mentre le altre 3 sono più arancioni rispetto al giallo che avevano nella volta scorsa della speratura. Già da un po' di tempo nel range nella finestra di possibile schiusa delle uova, che mi faceva pensare ad una schiusa vicina, e fatto sta che oggi, sempre oggi alle 4, ora sono le 4, vado a vedere un attimo nel nido e trovo tutti e due i pappagalli che stanno continuando a covare, ma trovo un uovo rotto, che è questo qua che state vedendo in foto. Ora non so se l'hanno rotto loro, perché a me sembra un po' che come se l'uovo fosse stato aperto da fuori e non da dentro, e però non sono riuscito a vedere se c'è un pullo, perché al momento sono tutti e due là dentro e quindi non riesco a vedere. Magari dopo provo a farli uscire senza dargli troppo fastidio e vedo se c'è qualcosa, e ve la faccio appunto vedere sicuramente. Mm-hmm.
Ciao ragazzi, oggi è martedì, sono andato a vedere il pullo, come stava, tutto bene, tutto a posto, e ora che è pomeriggio, anzi prima che erano più o meno le 3, quindi primo pomeriggio, sono andato a vedere se c'era un secondo pullo, e c'era un secondo pullo. La differenza tra i due, se vedete, si nota già, si vede che il primo, quello che ho chiamato Lino, è un po' più grandicello. Ho chiamato Lino perché ieri, che è nato appunto il 26, era San Marcellino, e Marcellino abbreviativo Lino e così via, mentre questo qua lo chiamerò Zita perché oggi è Santa Zita. Auguri a chi porta questo nome, e poi si vedrà chi è maschio, chi è femmina, vedremo un po' che cosa c'è da fare. E un pensiero che mi assaliva è quello di allevare a mano uno di questi pulli. È qualcosa di difficile da fare, di impegnativo, è una grossa responsabilità, soprattutto per chi si stesse chiedendo tutti questi altri pulli, dove, a chi li darò, se li darò a qualcuno. Aspetto prima che crescano, ovviamente, e li darò a chi li vuole, appunto, perché tenere sei, quelli che saranno forse sei calopsite in una gabbia un po' piccola, non è possibile, ecco. Infatti più in là, quando toglierò poi il nido, cercherò sicuramente di ampliare la gabbia, di renderla almeno due volte più grande, e magari mi terrò un solo pullo e quindi terrò tre calopsite in totale, però è da vedere e vedremo, appunto. Fatto sta che, ragazzi, il video finisce qui, mi raccomando mettete un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale, e fatelo anche per questi due pulli che sono nati. Ci vediamo settimana prossima e vedremo se ci saranno altri pulli e anche altri video. Da Lake Paros è tutto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!